Una volta arrivati in vetta, cresce la voglia di ammirare altri orizzonti. Cresce la voglia, ma poi qua oggi c'è poco da ammirare. Buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi sul canale. Siamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Precisamente a Fonte Vetica, sotto al fantastico Monte Camicia. Oggi per noi niente camicia, ce ne andiamo sul Tremoggia a fare questa passeggiata e cerchiamo di evitare di prendere l'acqua perché nel pomeriggio da temporale. Abbiamo presa tutta con noi anche oggi, come sempre, sempre presente il grande zio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi di poche parole. Sara ha detto che è incazzata e quindi sono incazzato pure io. Carla, sei incazzata? No, io un po' le curve. Allora non sono incazzato neanche io. E con noi anche Sara e Carla. Che non è incazzata. Che non è incazzata. Ha detto di sì prima. Ciao, ciao. Prima ha detto di sì. Quindi ho fatto il saluto al sole e non posso essere incazzata. Prendiamo la direzione a destra del cartello e poi facciamo quel sentierino e ci andiamo su verso il Tremoggia. Tremoggia che presenta 600 metri di dislivello, abbiamo circa un paio d'ore e mezzo di camminata, ma la verità è che poi con lo zio avevamo una mancanza. Sì, non t'ho seguito. Stavo parlando di che mancanza? Di arrosticini. Ah beh, certo, Mucciante numero uno. Cioè, noi facciamo pubblicità solamente al Mucciante, le altre cose non ce ne frega niente, perché il Mucciante ci offrisse almeno un arrosticino dopo 100 che ne compriamo. Uno. Quindi dopo bella mangiare arrosticini, bella buffata al Mucciante. E niente ragazzi, YouTube ci sta facendo il torto. Ogni 3 anni fa un po' di pulizia e va a cancellare tutti gli iscritti non attivi sul canale, quindi siamo passati da 1030 a 990 e vi invitiamo come sempre a iscrivervi al canale, ragazzi, perché siete la nostra forza. Più voi vi iscrivete, più noi vi facciamo vedere nuovi posti, nuove montagne, perché alla fine è così. Noi lo facciamo per gusto nostro, perché ci piace, però anche per far conoscere questi posti meravigliosi. Lasciate perdere le discoteche, lasciate perdere questi spritz del cavolo, andate in montagna che ve... La gioventù l'ha fatta fuori, con quelli, ma fuori da... ciao, tutti boomer come te adesso. Salendo per il sentierino che vi ho fatto vedere all'inizio, non è segnato ma è battuto, quindi proseguiamo di qua, vediamo se arriviamo dove vogliamo arrivare. Purtroppo arriva l'acqua che ultimamente ci fa compagnia. Tremoggia non spiana, non spiana. Tutto così. Mm.
vetta senza vista, una vetta, e siamo a Tremoggia. Una volta arrivati in vetta cresce la voglia di ammirare altri orizzonti. Ecco, questi sono gli orizzonti che si possono ammirare oggi. Cacchio, oggi raga, una passeggiata di salute. Infatti noi scendiamo. Abbiamo ancora il Siella, oh. Sì, quello là dovrebbe essere. Quale? Una volta arrivati in vetta cresce la voglia di ammirare altri orizzonti. Oggi non tanto. Perché gli orizzonti non si vedono, però è figo, è bello, mi piace. Cacchio, che bella montagnetta, oh. Sì, caro. Tutta così, eh? Oggi Riva respira. Dai, perché vedi che è un giro, Riva? No. Vedi, sempre un giro, vedi. Tremoggia, monte. Tremoggia. Che sale in 3 km di distanza con 600 metri di dislivello. Una bella, come si dice, pettata? Sì, i giovani dicono pettata. Una bella pettata. Adesso c'era la possibilità di andare a fare il Siella, ma sembra che comincia a piove. No, ma non si vede nulla. Un po' troppo, la visibilità è poca. Comincia a un po'. E quindi ce ne torniamo giù, ce ne andiamo al Mucciante e se fa una bella magnata. 10:30.